Un rapporto, quello con la Fondazione Angelo Affinita, di famiglia quasi. Suo padre era amico di Angelo Affinita, lei continua questo rapporto anche con la Fondazione? Certamente, certamente, perché siamo veramente contenti del risultato che sta ottenendo la Fondazione. La dobbiamo ringraziare perché oggi purtroppo la frenesia lavorativa, i problemi che ci dà il lavoro non ci danno il tempo di pensare a cosa potremmo fare con piccoli gesti e con piccoli aiuti. Quindi da parte mia ringraziamo veramente di cuore la Fondazione che ci dà la possibilità di aiutare persone che magari stanno dall'altro mondo o persone che possono stare anche vicino a noi, che hanno di bisogno. Ripeto, ringrazio il principio del mio ringraziamento alla Fondazione proprio perché loro ci spingono a farci capire che è importante aiutare altre persone che hanno di bisogno, ma soprattutto ci invogliono a fare questo e poi niente, siamo contenti perché è una fondazione che è nata nel 2003, che ha portato moltissimi risultati, hanno sempre nuovi obiettivi, sono molto creativi ed è una fondazione che fortunatamente quando si propongono un obiettivo riescono a portarlo al termine. Quindi siamo orgogliosi e fiduciosi, ma soprattutto orgogliosi di far parte di questa fondazione. Tanti progetti per provare a fare la differenza insieme. Uno di questi in particolare è quello che vede collaborare la Fondazione Angelo Affinita con Casa do Menor. Cosa pensa in particolare di questo progetto? È un progetto molto, molto ambito, un progetto che, ripeto, sta andando avanti e lo scopo è sempre lo stesso, aiutare chi ha veramente di bisogno. E noi possiamo farlo con piccoli gesti, con piccoli aiuti. La Fondazione deve sempre spingerci di più a farci credere in questo e a spronarci, tra virgolette, perché poi ce ne accorgiamo solo quando siamo fermi, riflettiamo, siamo diciamo tranquilli, fuori dal lavoro, ci rendiamo conto del bene che facciamo con piccoli gesti a persone che hanno di bisogno.